Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Il mondo dei videogiochi, così come quello delle software house, è in costante evoluzione e oggi voglio condividere con voi un'analisi approfondita su uno degli argomenti più discussi che riguarda appunto Microsoft. Ma prima di addentrarci nell'argomento, permettetemi di fare un po' di dietrologia storica. L'annuncio dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è avvenuto il 21 settembre 2020, suscitando reazioni di stupore e confusione nell'industria. L'idea che un colosso come Microsoft potesse acquisire un intero editore come Bethesda ha rappresentato un significativo spostamento di paradigma. Nonostante il successo dei titoli Bethesda nel corso degli anni, l'idea che un importante giocatore nella console wars potesse garantirsi esclusive attraverso acquisizioni ha sollevato domande significative. Ora, circa 3 anni e mezzo dopo, 4 studi precedentemente sotto il marchio Bethesda non esistono più. Questi includono Arkane Austin, noto sia per il controverso Redfall che per il più apprezzato Prey, Tango Gameworks, rinomato per il suo Hi-Fi Rush, e con voci che lo collegano allo sviluppo per Nintendo Switch 2, Roundhouse Studios, che ha collaborato a Redfall ed è stato assorbito negli ZeniMax Online Studios per lavorare su The Elder Scrolls 6, e Alpha Dog Studios, autore del gioco mobile Mighty Doom, destinato alla chiusura il 7 di agosto. Il processo di chiusura dello sviluppo di Redfall, nonostante non abbia ancora ricevuto 2 personaggi DLC dal suo Hero Pass più di un anno dopo dal lancio, è stato spiegato in una mail interna dal capo degli Xbox Game Studios, Matt Booty. Si parla di una riprioritizzazione di titoli e risorse con l'obiettivo di concentrarsi su giochi ad alto impatto e di investire ulteriormente nei franchise di successo di Bethesda. Questi cambiamenti riflettono una strategia volta a valorizzare e sostenere le proprietà intellettuali più rilevanti nel portafoglio di giochi di Microsoft. Diverse fonti riportano che Arkane Austin stesse lavorando su un importante aggiornamento e stava pianificando di rilasciare i personaggi entro Halloween, prima che l'annuncio dell'acquisizione avvenisse. Alcuni membri del team potrebbero essere stati destinati ad altri progetti di Bethesda, nonostante lo studio non esista più. Tuttavia, una questione più preoccupante è che né Microsoft né gli studi coinvolti hanno confermato quanti dipendenti siano stati licenziati, specialmente dopo i 1900 posti di lavoro tagliati lo scorso gennaio. La reazione dell'industria è comprensibilmente furiosa, anche se i fan sono stati rassicurati sul fatto che Arkane Lyon sia ancora attivo e stia lavorando al proprio progetto, presumibilmente facendo riferimento a Marvel's Blade. Il direttore di questo progetto, Dinga Bacaba, ha twittato su quanto tutto questo sia terribile. A tutti gli esecutivi che leggono questo, un gentile promemoria. I videogiochi sono un'industria culturale dell'intrattenimento e il vostro compito come azienda è prendervi cura degli artisti, degli intrattenitori e aiutarli a creare valore per voi. Non ci usate per fare mosse affrettate, non utilizzateci come capri espiatori per errori o mancanza di visione, non trasformate i nostri luoghi di lavoro in giungle darwiniane. Diteci che siamo fonte di orgoglio quando facciamo un buon gioco e dimostrateci di essere orgogliosi anche nei momenti difficili. Sappiamo che potete farlo, l'abbiamo già visto in passato. Thomas Mahler, fondatore di Moon Studios, che di recente ha lanciato No Rest for the Wicked, in accesso anticipato, ha dichiarato a tutti coloro che lo hanno interrogato negli anni su perché Moon Studios non si sia fusa con un grande editore. Ecco perché. Ho vissuto gli anni 90 e ho visto cosa è successo quando piccoli studi venivano acquisiti da realtà come Electronic Arts. Mai più. Si potrebbe giustificare queste chiusure in diversi modi. Redfall è stato un fallimento, la sua base di giocatori era in declino e i rapporti sullo sviluppo non erano positivi, con il personale che lamentava una direzione poco chiara e come il progetto avrebbe potuto beneficiare della cancellazione o addirittura da un riavvio. Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, tuttavia, molte critiche sono state rivolte anche a Microsoft stessa. Perché non ha supportato Arkane Austin? Il CEO del gaming di Microsoft, Phil Spencer, avrebbe poi affermato di aver supportato meglio Starfield, ma questo sembrava più un tentativo di rassicurare i fan che una conferma di un cambiamento di filosofia. Anche se Microsoft non voleva continuare ad investire risorse nel progetto, ci si potrebbe chiedere perché chiudere completamente lo studio, perché non investire in IP esistenti come Dishonored e Prey. Inoltre, cos'è successo all'assicurazione di Spencer che non ci sono piani per chiudere lo studio? Forse la risposta più ovvia sarebbe che i piani sono cambiati, ma resta comunque un grande peccato. Tango Gameworks, nota per il successo moderato di titoli come The Evil Within 2 e Ghostwire Tokyo, ha ottenuto un vero e proprio trionfo con Hi-Fi Rush, una nuova IP che ha debuttato inaspettatamente su Game Pass.
Aaron Greenberg di Microsoft ha elogiato questo successo come sorprendente e in linea con le aspettative della compagnia e dei giocatori. Tuttavia, nonostante questo successo, ci si potrebbe chiedere se fosse sufficiente per garantire la sopravvivenza dello sviluppatore nel lungo termine. Il recente rilascio su PS5 potrebbe non aver raggiunto gli obiettivi prefissati, mentre Roundhouse Studios potrebbe aver visto la propria chiusura come risultato di una maggiore integrazione con il team di Elder Scrolls, una tendenza che si è accentuata negli ultimi tempi. La chiusura di Alpha Dog Studios potrebbe essere stata causata dalla decisione di Microsoft di focalizzarsi meno sui titoli mobile. Tuttavia, è chiaro che una visione più ampia rivela problematiche legate alla leadership nel corso degli anni. Titoli attesi come State of Decay 3, Perfect Dark, Fable, Everwild e Contraband sono ora latitanti, mentre alcuni progetti come South of Midnight e Starfield Shattered Space Expansion procedono. Tuttavia, la mancanza di aggiornamenti significativi per molti dei titoli principali dell'azienda desta preoccupazioni, soprattutto alla luce di anni di delusioni e cancellazioni prima dell'era delle acquisizioni. Facciamo quindi un recap finanziario. Il 31% di calo nelle vendite di hardware Xbox nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024 di Microsoft alimenta ulteriori interrogativi su quanto tempo l'azienda continuerà ad investire nello stesso settore, specialmente con il nuovo approccio multipiattaforma. Alcuni potrebbero sottolineare il fatto che l'azienda ha registrato un fatturato di 61,9 miliardi di dollari e un utile netto di 21,9 miliardi di dollari, e come il fatturato dei contenuti e dei servizi di Xbox sia aumentato del 62%, o come Game Pass abbia raggiunto i 34 milioni di abbonati e il fatturato complessivo del settore gaming sia aumentato del 51%. Tuttavia, gran parte del successo della divisione gaming è dovuto alla recente acquisizione di Activision Blizzard, la quale ha subito una perdita a causa dei costi operativi dell'integrazione in Microsoft. È anche importante ribadire che, nonostante il contributo così significativo dell'editore, non è stato al riparo dai licenziamenti. Chissà dove potrebbe finire nei mesi successivi. Peraltro, chi può dire che qualsiasi progetto sviluppatore sia al sicuro? Nel corso degli anni, l'opinione pubblica è cambiata sulla strategia di acquisizione di Microsoft, che sia per la mancanza di benefici per gli sviluppatori o la mancanza di supervisione nella loro gestione. Ad un certo punto si poteva supporre che l'azienda non avesse altra scelta che migliorare in questo senso, apportando cambiamenti e dimostrando di essere all'altezza delle aspettative dei fan e di rispettare coloro che creano i suoi titoli. Dopo i licenziamenti di quest'anno, sembra che l'azienda abbia optato per una strategia alternativa: ridurre i costi, accrescere l'hype per i progetti futuri, vantare i sottoscrittori di Game Pass e non guardare all'indietro. Se tutto il resto fallisce, beh, basta comprare un altro editore per miliardi di dollari e ricominciare da capo. La domanda ora non è cosa aspettarsi da Xbox, ma se il marchio e i suoi sviluppatori saranno ancora riconoscibili tra uno o due anni, se avranno la fortuna di arrivare a quel punto. Ma almeno c'è uno showcase di giochi Xbox il 9 giugno con il prossimo Call of Duty che sarà rivelato. A questo proposito, ragazzi, fatemi sapere la vostra, anche perché credo che la situazione non si fermerà qui. Non so se la cosa andrà avanti nel tempo, se ci saranno altre ripercussioni, speriamo di no, ma visto l'andazzo non ne sono tanto sicuro, onestamente. Comunque, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere un like al video, iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Come sempre, noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti, ragazzi!